disciplinare di produzione della DOC e poi Piedi Russo. È una vigna che ha cominciato a dare frutti buoni alla fine degli anni 80, e io penso che adesso, a distanza di quasi 32 anni dall'impianto, possa dare veramente delle grandi soddisfazioni. È un vino che, come avete visto, non è passato in legno, e però dà delle grandissime soddisfazioni. E poi anche l'etichetta che racconta tutta la vigna, quindi comune, foglio, particella, superficie, altitudine, esposizione, vitignano d'impianto e mappa catastale del vigneto, e in più anche il nome, Bosco Caldara. Adesso diciamo una cosa che nemmeno gli storici del paese conoscono. Bosco Caldaia è una zona che fu disboscata a mano nel 1900, fu disboscata da parecchie famiglie di Castelvenere, alle quali furono assegnate dei lotti di terreno di 31 aree. Quindi lì c'era il bosco dove si andava a fare la legna per la Caldaia. Però nessuno sa perché fu disboscato. Fu disboscato perché ci fu un attacco di cavalvette. Ci fu un attacco di cavallette, stranamente, che mangiarono tutte le parti verdi delle piante, e decisero poi di tagliare tutte le piante che c'erano su questo bosco. In effetti sarebbe la collina qui a sud di Castelvenere, con una esposizione nella parte destra del fiume Calore, che ha una esposizione sud-sud-est. La riva Druat. Sì. La riva Gauche ha un'esposizione nord-nord-ovest, nord-est. Nord-est. Allora, con tutta la buona volontà. Se una parata così. Ma adesso con il surriscaldamento. Non mi posso pronunciare perché c'è questa cosa accesa. Non lo vedrà nessuno. No. Non ci crede, non lo vedrà nessuno. Nel 1185, quando fu fatto lo statuto dell'antica Telesia, queste zone della riva Gauche, fu scritto in questo statuto che avevano diritto ad andare a vendere quello che producevano, e stranamente producevano carni, quindi avevano l'autorizzazione ad andare a vendere carni. Sempre in questo statuto di 1000 anni fa, alcune zone oggi di Castelvenere invece avevano le autorizzazioni, quindi senza ulteriori scartoffie e certificazioni, andare a vendere il vino prodotto. Dalle zone che sono la zona di Pugliano, che adesso è Castelvenere, e non voglio insistere, ma l'altra zona doveva essere la Contrada Foresta, se non sbaglio, che avevano diritto ad andare a vendere il vino prodotto. Questo per dire che già quasi 1000 anni fa, insomma, le zone della Valle d'Eresina avevano già delle coltivazioni che già si differenziavano per quello che riuscivano a produrre al meglio. Là c'è sta vita, c'è sta. Okay.